due borse in pelle, made in Italy, made in Napoli, una borsa Bonino e una borsa Andrea Cardone. E finalmente, insomma, hanno inserito l'e-commerce sul loro spettacolare sito. Sul sito ci sono presenti tre borse, di cui una è, insomma, è sold out, quindi ci sono i due modelli iconici, la taglia large e quella lì medium. Io ho preso quella là più grande perché sai che amo le cose grandi e quindi ho preferito, insomma, prendere questa borsa che è un modello molto classico. Napoli, via Cavallerizzi a Chiaia, 1946, una piccola bottega di raffinati articoli su misura si affaccia per la prima volta nel cuore di Napoli. Nonna Rosa, custode della più antica tradizione manifatturiera napoletana, incominciò qui a realizzare prodotti unici destinati ad arricchire lo stile elegante ed esclusivo dell'alta nobiltà partenopea. Nasce così nella vecchia bottega di Chiaia una vera e propria scuola di alto artigianato. La pelletteria è una passione che si trasmette in famiglia, una vera e propria tradizione. Gaetano, undicesimo figlio, affianca la sua straordinaria esperienza e tradizione ai marchi dell'alta moda internazionale fino ai primi degli anni 90. Un legame indissolubile annoda la storia di Vincenzo Bonino e la nascita della sua azienda, dove, partendo dall'amore per l'artigianato e la cura del dettaglio, ha trasformato in mestiere la sua passione e in arte le sue creazioni, portando avanti una produzione che ancora oggi è quella dell'articolo fatto a mano. C'è poi tutta una carrellata di foto fantastiche, ti spiegano tutte le parti della lavorazione, quindi la tintura, la lissatura, il cartamodello, il taglio, il rimbocco a taglio vivo, la cucitura, insomma tutti i passaggi che ci sono. Passiamo ai voti per le cuciture. Il mio voto è 5. Per la tintura il mio voto è 5. Per le rifiniture il mio voto è 5. Per la valutazione qualità-prezzo il mio voto è 4. Non perché la borsa non valga, ovviamente c'ha un prezzo che non è alto, è giusto perché questa borsa, non solo per i materiali, per gli accessori e tutte le attenzioni che ha, è un bel punto prezzo. Per la valutazione utilità è un 4,5, sicuramente la utilizzerò tantissimo. Voglio vedere se pesa. Nel 2006 Andrea Cardone dà vita ad un sogno nato 50 anni prima e perseguito con dedizione ed impegno sin da quando ragazzino seguiva il padre e il nonno nelle vecchie botteghe artigiane del centro di Napoli, le stesse che hanno reso famoso il Made in Italy in tutto il mondo. Un sogno che in ogni creazione dà voce all'estro e all'abilità manuale dei maestri artigiani napoletani, rinnovando una tradizione nel segno di modernità, dell'eleganza e della qualità. Tanta formazione, una passione coltivata giorno per giorno, l'occhio attento a non perdere i dettagli di ogni creazione che nasce dalle abili mani dei maestri artigiani napoletani. La borsa che ho scelto è un modello partenope, pagata 84 euro anziché 120 perché c'è uno sconto del 30%. Borsa spalla in vera pelle, morbida pelle. Partenope, un nome importante per una borsa che non ti lascia indifferente. C'è in tre colori, anche se uno, insomma, è esaurito, che era il bronzo, c'è rimasto nero e argento come ho scelto io. La borsa mi è arrivata in questo pacco, che poi, insomma, bellino, questa busta. Puoi notare questo metodo molto arcaico che in video passati già ti ho raccontato, perché c'era questa metodologia di quando si facevano le confezioni anni fa e si facevano i fiocchetti sulle buste di plastica per evitare che poi cadessero, e poi c'era anche un'altra abitudine che era quella di legare le tracolle con le molle, con gli elastici, sai, quelli là gialli, insomma è croccante la fodera. Passiamo ai voti. Per le cuciture, che sto osservando, il mio voto è 4. Per la tintura, che anche in questo caso le ultime tre borse nessuno aveva la tintura, il mio voto è 0 perché non c'è. Per la valutazione qualità-prezzo il mio voto è 4,5, è comunque un Made in Italy, la borsa è tutta di pelle, è particolare, se vai sul sito ci sono diversi modelli particolari, poi il modello partenope l'ho comprato, che ovviamente c'è un nome importante e mi piace. Per le rifiniture, insomma, tolta tutta sta plastica, il fiocchettino, insomma un po' così, il mio voto è 3,5. Per la valutazione utilità è enorme, il mio voto è 4,5. Poi ti farò sapere cosa ci metto dentro, tendente al 5. Ciao amici, benvenuti o bentornati sul mio canale YouTube. Io sono Ornella Ozzino, produco borse per altri e per amore del mio lavoro
racconto tutto quello che c'è dietro al mondo delle borse originali, ovvero prodotte vendute attraverso il mercato legale. Mi raccomando, compra sempre borse originali. In questo video andiamo ad analizzare come è andata con queste due borse made in Napoli che ho molto utilizzato, che sono la borsa di Bonino e la borsa di Andrea Cardone. Questo video non è sponsorizzato, le borse che vedi in questo video e in tutti gli altri video le ho acquistate, lo faccio proprio per sostenere il brand e per poter essere libera di dire quello che mi pare, perché il potere del portafoglio dà anche questo per piccoli budget. Ovviamente mi piace anche sottolineare, e in questo video è fondamentale perché c'è un aneddoto legato proprio a Cardone che lo rende ancora più importante, che non ti devi fidare solo di quello che dico io. Il video è un punto di partenza, ti do lo stimolo, approfondisci, chiedi e porta anche feedback, e se ho sbagliato in qualcosa c'è bisogno di, insomma, farmelo segnalare o comunque di farmi notare le cose, perché è importante, così cresco anch'io e cresce tutto quello che è il mio piccolo seguito qui su YouTube. Dico questo perché è successo un aneddoto particolare e secondo me vale sempre la pena approfondire. Insomma, pubblico la recensione di Andrea Cardone qualche tempo fa, te la lascio qui su in descrizione, così con calma puoi andarla a vedere se te la sei persa. Come faccio di solito, condivido poi il video, comunque estratti dell'articolo sul blog, perché sai che li trovi poi qui sotto la recensione, e quindi cerco condivisione su Facebook, su Instagram e sugli altri social. Nel guardare il titolo che c'è appunto sul blog, dice una borsa made in Napoli eccetera eccetera, a questo post risponde una persona che non cito, perché poi, diciamo, contano i fatti al di là delle persone, e mi auguro che poi guardi questo video, visto che ha detto si guarda tutti i video, e noi gli crediamo. Poi lo interroghiamo un giorno così con la bacchettina e vediamo, gli diamo i voti. Insomma, si guarda questo e dice no, non è made in Italy, cioè non è made in Napoli, questa borsa è fatta nello Smanoro. Ora, ho affrontato questo argomento in qualche video fa e ti invito ad andare a approfondire proprio la cosa. Lo Smanoro si trova in Italia, giusto così per dire. Vabbè, però, diciamo, quando uno dice questa borsa è fatta nello Smanoro, è fatta a Prato, ovviamente si indica che è fatta in una fabbrica cinese, perché necessariamente i cinesi a Prato e tutto il resto, che se no apriamo un'altra polemica in questo video, è già, insomma, dovuto discutere con diverse persone privatamente, cui c'è questo, come dire, confronto su questi argomenti. Vengono indicati come sede dell'illegalità, perché noi italiani invece siamo perfetti e non siamo illegali. Comunque, insomma, mi cita questa cosa, dice guarda, la borsa non è fatta a Napoli, a che faccio io? Tu che ne sai? Cioè, sostanzialmente quali sono le... No, io ho tante fabbrichette, seguo tante fabbrichette a Napoli, a che gli dico guarda che c'è tanta illegalità pure in quello che noi riteniamo mercato italiano. No, loro sicuramente producono là, anzi vatti a guardare queste due pagine, mi dà queste due pagine di due ingrossi cinesi e vedi che la borsa che hai comprato sta là sopra. Allora tu che avresti fatto? Prendi e vai. Sono andata e non c'era la borsa. Non contenta, contatto loro e dico guarda, mi hanno segnalato, giusto per capire, ma le borse voi le fate a Napoli oppure ve le fate fare da altri gruppi fuori, cinesi o non cinesi, non ce ne importa. Però ovviamente io ho fatto lo screenshot del messaggio per fargli vedere la richiesta, e dicendo che se poi loro avevano voglia potevano tranquillamente rispondere direttamente sotto al messaggio che c'era su Facebook. Loro ovviamente dopo un po' di tempo mi hanno risposto, ti voglio leggere la risposta, ma giusto perché così diamo precisazione. Uno, ho apprezzato tantissimo che mi abbiano risposto, non è sempre così, sappiate che mi sono arrivate altre segnalazioni su altri brand e degli altri brand non sono stati così celeri e disponibili a rispondere, anzi ogni volta che poi ho condiviso i contributi che avevo fatto in maniera gratuita, che quindi comunque sorto morto, io promuovo anche brand che, insomma, non promuovo, però ne parlo e cerco di approfondire anche i brand che un po' mi puzzicchiano, poi insomma tolgono tag, tolgono, insomma fanno queste cose un po' infantili poi sostanzialmente, o comunque perché hanno da nascondere qualcosa. Loro
mi hanno risposto. Ti vado a leggere un pochino della risposta, perché secondo me è importantissimo. Abbiamo appena letto quanto scritto, cita la persona appunto nello screenshot, che non abbiamo il piacere di conoscere. Già primo punto, perché da quello che avevo letto io su Facebook, perché poi ricordatevi una cosa, quando voi mettete un commento sui social, questo commento è pubblico e quindi se voi dite delle cose che possono essere, in questo caso cioè, sono opinioni, vabbè, però tendete sempre ad avere un'attenzione verso i commenti ed essere moderati, perché al di là degli odiatori seriali, parlare di un brand o comunque raccontare qualcosa che poi risulta non vero può, come dire, delineare contorni di diffamazione, o comunque i social risultano essere dei mezzi stampa, quindi se un brand si incaponisce nei vostri confronti o nei confronti di chi fa un commento e non avete le basi solide per poter portare avanti questo commento, ci si può beccare una bella denuncia per diffamazione e non fa mai bene. È vero che in Italia sembra che non si paghi mai niente, però bisogna fare attenzione, perché comunque se tu mi diffami magari posso anche denunciarti e dire perché hai detto sta cosa, perché potresti essere invidioso e tutto il resto. Noi però diamo voce a tutti quanti e quindi mi faceva piacere rispondono. Fino a qualche anno fa la nostra produzione era interna, avevamo alle dipendenze diversi artigiani e questo da decenni, dal momento che l'azienda Andrea Cardone SRL nasce dalla MBC e SNC di Cardone, Gennaro e Pasquale, rispettivamente papà e zio di Andrea Cardone, che curavano la produzione in prima persona. Successivamente la scelta aziendale è stata quella di avvalersi di artigiani esterni e le dirò che alcuni di questi si sono messi in proprio come i nostri ex dipendenti. Non abbiamo alcuna voglia di controbattere a questa persona che non ci conosce. Abbiamo anche curiosato tra i siti, come ho fatto io, che suggerisce, e non ritroviamo fortunatamente i nostri modelli. Ci teniamo inoltre a dirlo che qualche mese fa abbiamo avuto in casa per circa un mese la dogana di Napoli per certificare il nostro brand di esportatore autorizzato, che ha certificato non solo la manifattura ma anche le materie prime che utilizziamo sono made in Italy. Abbiamo ottenuto lo status di esportatore autorizzato, che ci permette, come lei sicuramente ben sa, di poter vendere il nostro made in Italy all'estero con facilitazioni doganali per i nostri clienti, soprattutto asiatici. Per questo siamo un fiore all'occhiello della Campania. Non è che hanno specificato, ci hanno messo il carico da 90, perché ovviamente che cosa succede? Che io prendo informazioni online, ok? Non posso conoscere tutte le persone, quindi è normale, pubblico un articolo, faccio il video, condivido i materiali online, poi ci rifaccio un video del testo di utilizzo, e quindi tutte le persone che si sentono in diritto o con la voglia di contribuire alle mie informazioni sono ben accette. È ovvio che se qualcuno muove un'accusa quasi dicendo che io, perché la persona in questione che aveva fatto il commento dice no, tu devi fare attenzione perché sennò perdi di credibilità, io questo tipo di attività lo faccio in maniera gratuita, spontanea, e lo faccio per portare sostegno al territorio. Poi se le informazioni che recupero non sono tutte precise, sono pronta a rettificare, come è successo 1001 volte, è pronta a mettermi in discussione, però bisognerebbe anche che dall'altro lato ci fosse la disponibilità ad ascoltare, a mettere in discussione e a non esporsi così tanto sui social senza averne le prove. Poi magari la persona che ha commentato ha tranquillamente le prove, va a comprare, stesso lui a sto punto non produce neanche, che lo so, a Napoli soltanto, ma va stesso lui da questi commercianti cinesi ad acquistare queste borse, ha trovato qualcosa di simile. Fatto sta che allo stato attuale loro mi hanno risposto, sono stati estremamente esaustivi, mi hanno detto anche negli altri messaggi che stanno affrontando delle fiere in Giappone, o hanno affrontato poi allo stato attuale, probabilmente già le hanno fatte in Giappone e da altre parti del mondo, quindi voglio dire, è una cosa fighissima. Dovesse servire poi quello che hanno detto loro per poter fare le certificazioni adatte per le esportazioni, prendetela anche come un'informazione supplementare, quella di dire insomma, per essere esportatori ho bisogno anche di fare tutto questo procedimento. Ma andiamo a guardarci la borsa, ti faccio vedere il testo di utilizzo e poi torniamo in studio. Il testo di utilizzo di Andrea Cardone. Allora, cosa ci ha messo qui dentro? Allora, la borsa
ho usato riempiendolo. Tanto pochette, crema, salviettina, portatrucco, chiavi, telaio, fazzoletti, portafoglio, quello ingombrante, l'agendino, carica batterie da un lato e di qua ci ho messo le cuffie. La borsa è questa qui, utilizzatissima non solo da me ma anche da mia madre, e si sente non solo dal suo profumo, che mia mamma praticamente una boccetta di profumo umano, e quindi diciamo è proprio contrario mio, metto lei piena orecchini coordinati, bracciale, tutto, quasi niente profumo, così niente, insomma siamo molto diversi su tante cose. E sull'utilizzo delle borse, l'ha conquistata sta borsa particolarmente per il colore. Io l'ho usata per diversi giorni e devo esserti sincera che mi ha fatto davvero un bel effetto. La borsa è molto leggera e molto duttile, cioè nel senso che si presta molto facilmente. Avevo allargato le maniglie perché mi piace questa cosa, che essendo morbida va sotto il braccio, insomma, ed è più comoda pure per me da portare. Unica nota è che ad esempio per me il fatto che è chiusa soltanto con questi bottoni e lascia la possibilità di infilare la mano dentro, non sono proprio serenissima se sto nei luoghi pubblici, anche se ultimamente non è che si possa tantissimo nei luoghi pubblici, però diciamo che in generale preferisco le borse completamente chiuse. Diciamo che questa è una buona via di mezzo tra il chiuso e l'aperto, ecco, se proprio la vogliamo mettere. La borsa mi piace, il colore è molto particolare e tiene, perché voglio far vedere, insomma, io e mamma l'abbiamo strautilizzata, e quindi per me la borsa è stra promossa anche per la risposta che mi ha dato, quindi molto molto apprezzato, e molto apprezzato anche il ringraziamento. Non è una cosa banale, perché non sempre succede che i brand poi ti ringrazino per quello che fai, cioè voglio dire, contributo no profit, anzi profit per loro, perché le borse le compro. Parliamo in questo caso poi di questa borsa qui. Questa borsa qui era un po' reticente, del brand Bonino, era un po' reticente a utilizzarla perché mi sembrava estremamente pesante. Poi, come puoi vedere, si può dire in italiano, l'ho sfondata, praticamente l'ho utilizzata e non riuscivo più a togliermela, perché è una borsa che ha le dimensioni giuste per quello che mi serve a me, quindi cioè proprio fatto proprio difficoltà a dover cambiare borsa, perché è veramente veramente perfetta. Un brand, diciamo, storico, un brand napoletano appunto. Poi i conigli stavano azzannando anche questa, mi sa, quindi l'ho presa in tempo, però significa che gli piaceva. Praticamente in questo caso hanno lasciato perdere le maniglie, a discapito della borsa di Polide che l'hanno degustata tutto. Il materiale tiene. Ovviamente che cosa succede? Che quando le borse sono così rigide, così robustite, utilizzandole poi tendono un pochino a marcare nei punti dove magari, che ne so, le lasciamo, se le lasciamo a terra, se le mettiamo troppo pesanti. Io l'ho portata prevalentemente aperta, cioè senza chiudere il moschettone, così diciamo classico, perché insomma mi riesce pure più comodo prendere le cose e riporle. La cosa che ho usato tantissimo è la tasca per mettere appunto il portafoglio. Ti faccio guardare il testo di utilizzo e poi ritorniamo. La borsa di Bonino, allora, io l'ho portata quasi sempre aperta, la porto quasi sempre aperta, tranne quando poi la appoggio. Mi riesce più semplice tenerla così. Nella tasca centrale, agenda, portafoglio, poi pochette. Dovrei portare le cose nelle tasche, diciamo, ma non dico. Qui sono le chiavi, non sono ordinatissima, ecco. C'è questo. Insomma, portatrucco, fazzoletti, crema e auricolari. La tasca
tutta questa qui centrale io l'ho utilizzata tantissimo appunto per il portafoglio, per le altre, insomma, per le cose che avevo più paura di perdere o che comunque mi prendessero. Quello che non mi fa impazzire tantissimo, mettiamolo così, sono queste. Questa borsa, poiché è fatta con uno strato interno e uno strato esterno, cioè quindi la parte interna di fodere e la parte esterna, avrei preferito che questi bottoni fossero a scomparsa e che quindi venisse studiato. Sicuramente così è molto più resistente perché ha i bottoni, ha questa doppia cosa, però ci sono altri sistemi che ovviamente, insomma, mi piacciono di più dal punto di vista proprio di resa estetica della maniglia, perché dentro mi piaceva proprio che fosse completamente pulita. Sotto comodissimi poi questi, insomma, piedini, perché comunque appoggiamo, è una borsa che si tende pure ad appoggiare a terra oppure comunque in macchina, io spesso e volentieri ce l'ho a terra e apprezzo molto che poi rimanga così rigida, perché ad esempio a differenza della borsa di cardone che ha una struttura molto più floscia, molto più soft, ovviamente questa rimane più in forma e quindi riesco ad utilizzarla ed è molto più pratica pure per tenerla in macchina o a terra o al lavoro, appoggiarla nelle cose. Per me questo brand appunto è promosso, escluso per questo piccolo dettaglio interno, ma probabilmente più un fatto di gusto mio che poi in generale così. Comunque si vede che l'ho utilizzato perché si è completamente metamorfizzata la borsa. Delle volte è più difficile parlare del brand made in Napoli che del brand made in Italy in generale. Poi qualcuno obietterà, ma perché made in Napoli non è made in Italy? Sicuramente, ma ci uccidono la non me ne vogliono i toscani che mettono dappertutto made in Florence, anche se è fatta a Pistoia, ma perché un pozzo di made in Napoli, appunto, che poi sono fatta a Napoli e quindi mi posso permettere, in questo autocertifico la filiera. E poi insomma mi smentiranno su Facebook e sugli altri social, ma poco importa, io sono qui, ci metto la faccia, ascolto, mi confronto e un pochino bisognerebbe prendere spunto anche da me o da chi poi si mette a disposizione e rispondo. Spero che questo video ti sia stato utile, noi ci vediamo al prossimo video, ciao da Ornella.